Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 75esima puntata del podcast di Marcos Box. Iniziamo questa puntata parlando di una brutta notizia che riguarda Mozilla. Mozilla ha infatti annunciato una significativa ristrutturazione di Mozilla Corporation, che, ahimè, avrà un costo non indifferente lato personale, in quanto la forza lavoro di Mozilla verrà ridotta di circa 250 dipendenti. Oltre al taglio del personale verrà chiusa anche la sede di Taipei e una cinquantina di dipendenti cambieranno team di sviluppo dedicandosi ad altri progetti interni. Mozilla già da inizio anno aveva iniziato una serie di manovre volte a ridurre i costi di gestione per garantire la stabilità finanziaria a lungo termine della società. Purtroppo però c'è stato di mezzo il Covid-19 che non ha fatto altro che accelerare questa situazione e aggravarla e ha costretto Mozilla a operare tali scelte. Mozilla poi ha annunciato che ha deciso di concentrare i suoi sforzi su Firefox e tutte quante le attività in grado di generare entrate come Pocket e la VPN che ha recentemente lanciato negli Stati Uniti. Questa settimana ho poi postato una piccola guida che spiega come installare LibreOffice 7.0 su Ubuntu 20.04 LTS e tutte quante le derivate ufficiali senza dover installare manualmente la suite. Questo è possibile grazie a un nuovo PPA ufficiale mantenuto dagli sviluppatori di Ubuntu, ufficiale in quel senso, non ufficiale mantenuto dagli sviluppatori di LibreOffice, e che è stato rilasciato, che si chiama LibreOffice 7.0 e che, come dice il nome, è in grado di fornire gli ultimi aggiornamenti del ramo 7.0 di LibreOffice. Quindi, se non volete star lì a disinstallare la suite, scaricare i deb dal sito di LibreOffice e installare perché è troppo fatica, potete utilizzare questo comodo PPA e fare l'aggiornamento di versione. Restando in ambito di guide, perché questa settimana ho postato soltanto quelle, praticamente, ho fatto un piccolo post che spiega come installare l'ultima versione di Wine su Ubuntu 20.04 e ovviamente tutte quante le derivate ufficiali. Il piccolo post spiega come aggiungere i repository di WinHQ e niente, spiega appunto come installare il tutto. È una richiesta che mi è stata fatta praticamente, mi viene fatta praticamente da sempre. Io non sono un amante di Wine, ve lo dico subito, perché a mio avviso se proprio dovete utilizzare programmi che non sono compatibili con Linux, che non hanno alternative come software libero open source, bene, il mio consiglio è sempre quello di evitare scazzi e fatemi la vostra partizione con Windows e quando dovete utilizzare quei programmi particolari fate il reboot e riavviate su Windows. Io ho la soluzione che adotto da anni, ho un dual boot oltre che un altro computer che dedico soltanto al lavoro e preferisco fare così, anche perché mi sono reso conto nel corso degli anni che parecchi programmi che utilizzo per lavoro e quant'altro, emulati grazie a Wine, giravano male, avevano problemi, quindi inutile stare lì a perdere tempo a cercare una soluzione quando la soluzione più semplice è quella di utilizzare il sistema nativo. Viceversa, come ho sempre detto, anche se c'è un programma open che funziona, che sopperisce a quella mia esigenza di fare quel determinato tipo di lavoro, utilizzo direttamente quello e non mi faccio problemi. Non vado a cercare per forza la suite Office o il Photoshop o il programma X per fare quelle operazioni a Y. Se c'è l'alternativa open, usate quella. Se proprio non potete farne a meno, ripeto, il mio consiglio è quello di utilizzare direttamente Windows e utilizzare il tutto da sopra. Però ciò non toglie che ci sono diversi utenti che vogliono comunque utilizzare Linux, in Linux vogliono utilizzare programmi Windows, e Wine è quello che è l'unica soluzione che vi consente di poter far funzionare il tutto, a volte in maniera perfetta, a volte con qualche problema, però sta a voi la scelta. Io da per mio il consiglio ve l'ho dato. Questa settimana ho poi pubblicato due guide che praticamente fanno il paio. La prima si intitola Come proteggere con password un file PDF su Ubuntu. Nella piccola guida vi spiego come installare PDF TKey e come utilizzarlo
per impostare una password per il nostro PDF che noi vogliamo proteggere da occhi indiscreti. Vi spiego però, in un altro post chiamato Come trovare la password di un PDF su Ubuntu, come è possibile, grazie a un programma chiamato PDF Crack, fare il crack della password e quindi andare a sproteggere il PDF che avevate precedentemente predisposto con una password. E niente, vi spiego come funziona il programma, vi spiego come fare. Ovviamente il mio consiglio qual è? Se volete proteggere un PDF da occhi indiscreti e volete, diciamo così, metterlo al sicuro da eventuali crack della password, scegliete password complesse, perché più complessa è la password, più PDF crack ci impiegherà tempo per poterla trovare. Io ho fatto diversi test, le password semplici che trova praticamente in pochi minuti, password complesse e lunghe, state lì a perderci le giornate intere per cercare di trovare la password. Quindi il consiglio è sempre il solito: se dovete proteggere qualcosa, proteggetela bene. Infine, ultimissima notizia di questa settimana appena conclusa, è una notizia che riguarda l'adesione di Facebook alla fondazione Linux, Linux Foundation, come membro Platinum. La sponsorizzazione di Facebook aiuterà la Linux Foundation a sostenere la diffusione del software open source. Per chi gli fa strana questa notizia, bene, voglio ricordare che Facebook è già uno dei principali contributori di moltissimi progetti ospitati dalla Linux Foundation, come Presto, GraphQL, Osquery, ONNX. Oltre a questo è anche stato un contributore attivo nello sviluppo del kernel Linux, impiegando sviluppatori e manutentori chiave nello sviluppo dei principali sottosistemi Linux. In qualità di membro Platinum della Linux Foundation, Katie Carm di Facebook si unirà al consiglio di amministrazione della fondazione, quindi avrà anche, diciamo così, diritto di voto. Katie è a capo dell'open source su Facebook, dove attualmente gestisce il team Open Source Engineering, oltre che il Developer Advocacy e l'Open Source Program Management. Quindi ben venga questo aiuto economico da parte di Facebook per supportare il software open source e il software che noi utilizziamo sui nostri sistemi operativi Linux. Bene, e con questa notizia si conclude qui questa 75esima puntata del podcast di Marcos Box. Un abbraccio a tutti quanti, lunga vita e prosperità, e ci riascoltiamo in una prossima puntata del podcast di Marcos Box.